Buongiorno traders, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Essere Trader e direi che oggi è un appuntamento veramente importante perché siamo già all'interno dell'operatività, in qualche modo, insomma, abbiamo introdotto il concetto di operatività, ci siamo occupati dello strumento operativo per eccellenza, ovvero la piattaforma di trading e la MetaTrader 4 nello specifico. Abbiamo detto che sarà la nostra piattaforma di riferimento perché la più diffusa al mondo è quella probabilmente più utilizzata per tutta una serie di motivi. Il più importante a mio avviso è la personalizzazione. In tema di personalizzazione, negli ultimi appuntamenti, quelli di questa settimana, ci siamo occupati di alcuni casi specifici. Dopo aver affrontato i vari tipi di grafico, abbiamo visto come è possibile cambiare le impostazioni standard della nostra MT4, sempre in riferimento chiaramente ai grafici che andremo ad analizzare. E ieri abbiamo anche studiato come poter salvare un formato, un template e un profilo. Concetti che ci torneranno utili nella nostra operatività, che ci aiuteranno a velocizzare le nostre operazioni. Abbiamo visto, insomma, come sia estremamente facile e direi semplice, ed ecco che torna il concetto di semplicità, salvare tutte le impostazioni che vogliamo. Ci siamo focalizzati chiaramente su impostazioni base, ma poi vedrete che andando avanti con le spiegazioni, con gli argomenti, potremo applicare quei concetti anche a dell'operatività più avanzata, più evoluta. E vi devo già anticipare che gli indicatori dei quali abbiamo soltanto accennato per ovvi motivi, sono strumenti, gli indicatori che verranno utilizzati quando si parlerà di strategia operativa. Ecco, anche gli indicatori possono essere personalizzati, caricati all'interno di specifiche cartelle. Quindi adesso magari vi starete chiedendo di cosa parliamo oggi? Bene, allora oggi iniziamo a entrare nei concetti operativi, io direi proprio nell'analisi dal mercato. Come si analizza un mercato? Ricorderete probabilmente che quando abbiamo trattato gli strumenti finanziari, avevamo fatto riferimento in più di una occasione sia all'analisi tecnica sia all'analisi fondamentale. E allora io direi che per poter analizzare il mercato di riferimento e quindi poter analizzare il movimento del prezzo di un determinato strumento e quindi da lì andare a intavolare una strategia, non possiamo prescindere dal concetto di analisi. Suddividerei l'analisi in analisi fondamentale e analisi tecnica. Vi avevo detto a suo tempo che alcuni si concentrano maggiormente sull'analisi tecnica, tralasciando gli aspetti fondamentali, altri invece basano la loro operatività quasi esclusivamente sugli aspetti fondamentali e non prendono in considerazione l'analisi tecnica. Io, per esperienza personale, ma chiaramente ripeto, tutto è soggettivo, tutto è personalizzabile, poi dipende chiaramente da voi, da quello che si adatta meglio alle vostre esigenze, però io direi che l'ideale è riuscire a fondere insieme i due tipi di analisi, quindi l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica. Partiamo dall'analisi tecnica dicendo che è quella che possiamo applicare direttamente sul grafico. Quando noi osserviamo un grafico e andiamo a individuare determinati livelli di prezzo che possono darci un'idea di come si potrebbe comportare il prezzo in futuro, ecco, stiamo già parlando di analisi tecnica. Esistono tutta una serie di parametri tecnici, ma io direi soprattutto di livelli tecnici che ci danno appunto una proiezione futura del prezzo. Intendiamoci subito, e sgombriamo il campo da equivoci. Noi non facciamo delle previsioni, noi interpretiamo i grafici, interpretiamo il mercato, ok?
previsioni, insomma, per fare le previsioni servirebbe la sfera di cristallo, perché se fossimo in grado di prevedere un movimento di prezzo, probabilmente non saremmo qua, insomma, saremmo tutti in un'isola a berci il nostro cocktail, a spendere e spandere in lungo e in largo, ma così non è. Noi facciamo delle interpretazioni, ipotizziamo degli scenari e poi cerchiamo, appunto, di far sì che quegli scenari si verifichino, cerchiamo di aumentare le probabilità di successo perché si ragiona sempre in termini di probabilità. Ecco quindi che l'analisi tecnica può aiutarci ad aumentare le probabilità di successo. Chiaramente adesso stiamo introducendo semplicemente il concetto di analisi tecnica, vedremo tutta una serie di argomenti che rientrano proprio nell'analisi tecnica e nello specifico non ci occuperemo soltanto di livelli chiave, quindi di supporti, resistenze oppure di trend line che vengono appunto definiti dei livelli dinamici di prezzo. Cercheremo anche di vedere come magari può servire per la nostra operatività un indicatore, un oscillatore, un qualsiasi strumento che ci dia un'indicazione tecnica sull'andamento del prezzo. Poi c'è l'analisi fondamentale. L'analisi fondamentale è basata su quelli appunto che si chiamano i fondamentali macroeconomici. E a tal proposito direi che sicuramente non oggi, visto che stiamo introducendo il concetto, ma probabilmente già domani andremo ad occuparci di un altro strumento che può essere, anzi che deve entrare a far parte del nostro arsenale. Parlo del calendario macroeconomico. Probabilmente lo avrete già sentito nominare, probabilmente molti di voi, chi non è alle prime armi, lo utilizza, altri invece magari lo trascurano. E trascurarlo, secondo me, è un grandissimo errore. Io, per darvi un'idea, ogni domenica sera, quando riapre il mercato, già vado ad osservare quelli che sono gli eventi più importanti, non soltanto della giornata successiva e quindi del lunedì, ma vado a pianificare la mia attività di trading su un arco temporale di una settimana, perché il calendario economico ci dà tutta una serie di appuntamenti per la settimana entrante. Quindi, chiaramente, avete la possibilità di fare una pianificazione sostanziale della vostra attività settimanale. Badate bene, questo è un elemento che non dobbiamo assolutamente trascurare perché, come vedremo poi, gli appuntamenti macroeconomici vengono classificati in base all'impatto che hanno sul mercato e su uno strumento di riferimento. Ci sono giornate dove magari si concentrano tanti appuntamenti rilevanti e in quelle giornate bisogna stare molto attenti, nell'operare coi mercati, proprio perché l'alto impatto di un determinato dato può andare a sconvolgere anche quella che magari era una nostra ipotesi che potrebbe nel futuro rivelarsi corretta, ma che poi per un cambiamento di sentiment da parte degli operatori che guardano con estrema importanza ai dati in pubblicazione, ecco che potrebbe la nostra analisi risultare poi fallace. Questo è lo strumento, direi, essenziale da prendere in considerazione, ma chiaramente quando si parla di analisi fondamentale, stiamo parlando sì di parametri macroeconomici che vanno a caratterizzare, lo dice la parola stessa, l'economia dei singoli paesi, delle singole nazioni che vengono interessate dalla pubblicazione di quei dati. Vi posso fare un esempio: il PIL, giusto per citarne uno, è un dato molto importante, così come lo è l'inflazione, ovvero i prezzi al consumo. Oppure, ancora più importanti, le riunioni delle banche centrali, perché le banche centrali vanno a decidere le politiche monetarie di un paese, hanno determinati obiettivi che poi andremo a trattare più nello specifico che devono essere perseguiti e per poter perseguire questi obiettivi vengono messe in atto tutta una serie di misure che noi dobbiamo necessariamente conoscere perché se una banca centrale in quel giorno decide ad esempio di alzare il tasso di interesse, sappiamo già che la valuta di riferimento interessata appunto dal rialzo dei tassi e quindi da un aumento del costo del denaro teoricamente dovrebbe
apprezzarsi e quindi salire di prezzo. Perché vi dico teoricamente? Perché poi all'interno dell'analisi fondamentale esistono tutta una serie di sfaccettature che dobbiamo necessariamente considerare, ovvero si dice che il mercato solitamente si basa sulle aspettative. Cosa significa? Che se in programma tra 2 settimane abbiamo il meeting, quindi la riunione di una banca centrale, e sappiamo già che verranno alzati i tassi di interesse, gli operatori iniziano a speculare su quella notizia anticipatamente. Questo è giusto per darvi un'idea di quello che può accadere. Ma sempre all'interno dell'analisi fondamentale, poi esistono anche quelle che in gergo vengono definite correlazioni. Non stiamo parlando delle correlazioni, ad esempio, tra cambi valutari e cross valutari. Abbiamo visto a suo tempo che cosa sono, e magari vi invito a ripassarlo per farvi un'idea più precisa di quel che stiamo trattando. Ma stiamo parlando di correlazioni e quindi di legami che possono essere diretti o indiretti tra strumenti di diversa natura. Qualcosa in tal senso l'avevamo già accennato quando si era parlato, ad esempio, di valute, di indici azionari e di obbligazioni. Quindi esistono quelle che in gergo tecnico vengono definite correlazioni intermarket, cioè tra strumenti appartenenti a mercati diversi. Ok? Badate bene che sono concetti, lo ribadisco, estremamente importanti. Poi, non sempre queste correlazioni vanno di pari passo, nel senso che magari in determinati periodi, per una ragione o per l'altra, possono esserci delle anomalie che vanno insomma, a suggerirci qualcosa. Nel momento in cui si verifica un'anomalia, poi ci aspettiamo che quell'anomalia rientri. E anche questo potrebbe essere un suggerimento operativo per la nostra strategia estremamente importante. Quindi, adesso voi direte, tu hai sempre detto che bisogna basarsi sulla semplicità e questi concetti che stiamo introducendo non sono per niente semplici. È vero, lo capisco. Vi do assolutamente ragione. Anche per me, quando ho iniziato a trattare questi argomenti, insomma, non è stato per niente semplice, perché inizialmente mi basavo quasi esclusivamente sull'analisi tecnica, ma trascuravo le dinamiche fondamentali, le dinamiche economiche legate ai singoli paesi. Però poi mi sono reso conto che quando operavo e magari la mia strategia mi dava un'indicazione, quell'indicazione non andava a segno e mi chiedevo: ma perché? Che cosa è successo? Magari vedevo dei movimenti repentini sui grafici e non riuscivo a darmi una spiegazione. Allora a quel punto ho detto: ci deve essere qualcos'altro. E da lì sono partito proprio ad analizzare tutti i parametri macroeconomici dei singoli paesi, me li sono studiati, ci è voluto del tempo, è vero. Però vi dico, non c'era nessuno che mi aiutava, dovevo reperire il materiale in rete, quindi stare giorni e giorni sul PC. Oggi voi avete la fortuna di avere un programma formativo assolutamente gratuito che vi prenderà per mano e cercherà di insegnarvi dei concetti fondamentali, sia sotto l'aspetto meramente economico, sia per quanto riguarda la vostra operatività. E direi che da domani magari inizieremo a occuparci più dettagliatamente di quelli che sono i singoli aspetti fondamentali che riscontriamo nel calendario macroeconomico. Ovviamente non vi farò delle lezioni di economia, per certe cose vi invito sempre comunque a consultare anche la rete perché si trova tantissimo materiale, ma cercheremo di capire come dati di un certo tipo possono andare a influire sulla nostra operatività. Inevitabilmente, quindi, tratteremo i dati di vario tipo, li commenteremo, vedremo insomma come cercare di interpretarli e come potrebbero esserci d'aiuto per l'andamento del mercato e partiremo proprio dall'osservare, dallo studiare il calendario macroeconomico. E direi quindi che per oggi è tutto, vi lascio con questa curiosità, vi do appuntamento con una nuova puntata di Essere Trader, adesso vi saluto e vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!